tutti, benvenuti su questo canale. Allora, premetto, vi faccio già una premessa. Ieri dovevo caricare il video e ahimè non l'ho caricato. Non l'ho caricato perché ho avuto dei problemi su internet che mi ha fatto proprio girare le scatole. Allora, andiamo subito al sodo. Allora, ho scaricato dei documenti molto, per me molto importanti, no? Che parlano di un mistero, se ancora oggi questo mistero, ecco. E si parla appunto proprio sul paranormale e di fantasmi. Allora ragazzi, via le ciance, iniziamo con la lettura. Questo è la mia rubrica. Oltre andare di notte, ok, sia di notte che di giorno, a cercare delle risposte, a ricercare quello che ovviamente sugli occhi, no, umani non possiamo vedere. Quindi mi documento anche su questi argomenti qua che sono molto importanti. C'è qualcosa nell'occhio. Ok, molto molto importanti. Allora, iniziamo il racconto. Oggi vi parlo del rettorato di Borley, ok? E praticamente è la zona morta, ok? Noi siamo di LMD Paranormale. Buon ascolto buon ascolto. Borley è un piccolo villaggio che si trova in Inghilterra, più o meno sul confine tra l'Essex e il Suffolk, ed è anche il villaggio dove trova il rettorato di Borley, uno dei luoghi più infestati del Regno Unito. Prima del rettore, secondo voci non confermate, su quello stesso terreno pare vi fosse un monastero benedettino. La casa attuale, invece, che in realtà è una canonica, fu costruita nel 1863 dal reverendo Harry Danson Ellis Bull. L'edificio, già di suo, una volta terminato, aveva un'aria decisamente cupa. Se poi aggiungiamo che oltre al sorgere sui presunti resti di un monastero, nel giardino vi era un laghetto in cui si diceva fosse annegato un uomo. Poco distante era situato un cimitero per gatti e sempre lì vicino giacevano i resti di alcune delle vittime della grande peste del secolo. Come se non bastasse tutto ciò, si narravano oscure leggende su quel luogo ancora prima che il reverendo vi costruisse la propria abitazione. La più famosa di queste era la storia di una suora fantasma. Si diceva infatti che una novizia di un paese vicino si fosse innamorata di un frate nel presunto monastero benedettino. Travolti dalla passione, durante una notte di luna piena, i due decisero di fuggire insieme, aiutati da un cocchiere che avrebbe guidato la carrozza che li avrebbe portati lontano. La coppia però venne scoperta, non si sa che fine fece il conducente che li stava aiutando, ma la tradizione racconta che il frate venne impiccato e la suora murata viva. Mamma mia, che storie, ragazzi! Molti cittadini di Borley
sostengono di aver visto i fantasmi dei due e perfino del cocchiere senza testa nella carrozza con i cavalli. Si sarebbe addirittura uditi il rumore di una vettura invisibile e degli zoccoli degli animali che si avvicinava e poi si allontanava. Ovviamente il reverendo Poole non prestò ascolto a nessuna leggenda quando decise di far costruire la sua canonica su quel terreno, finché non iniziarono a manifestarsi i primi fenomeni di poltergeist. Oggetti che si spostavano o che si muovevano da soli e andavano a scagliarsi contro i muri. Forti colpi improvvisi, luci che si accendevano e si spegnevano, la figura di una suora e quella di un uomo. Foto a destra. Allora, qua io ho una foto, ok, che metterò ovviamente a seguito dopo il termine del video, così guardate com'è questa foto qua, che si aggiravano in giardino su quello che era stato definito il sentiero della suora. Passi fantasma, e come se non bastasse, alle figlie del reverendo capitava spesso di svegliarsi durante la notte e di vedere un uomo in abiti scuri e di foggia antica fermo o seduto vicino al letto. Nel 1892 Ball morì e il figlio gli successe nel ruolo di canonico di Burley e ovviamente ereditò la casa, e con il suo arrivo iniziarono nuove manifestazioni, tra cui di nuovo l'uomo alto vestito di nero in piedi davanti al letto. Fu allora che il Bull decisero di andarsene, vendendo la casa ad un altro reverendo, Guy Smith, che non sapendo nulla dei problemi della casa vi si trasferì con tutti i familiari. I fenomeni di infestazione un'altra volta non tardarono a mostrarsi, ma Smith non si perse d'animo e tramite il Dalmiron contattò lo studioso di parapsicologia Harry Spring. Purtroppo a nulla servì il suo intervento, egli stesso assistente importante a fenomeni di levitazione di oggetti, chiavi che cadevano da sole, delle serrature e addirittura una volta un candeliere in vetro rosso si frantumò in mille pezzi, schiantandosi contro una scala. Si sentò allora invano con una seduta spiritica nella stanza blu, una camera al secondo piano caratterizzata da una grande intensità di fenomeni. Durante la seduta si manifestavano ulteriori fenomeni. La specchiera di una parete emanò una scarica di colpi e una saponetta del tavolo si sollevò in aria e colpì violentemente una brocca di metallo, lasciandovi una profonda ammaccatura. Poco dopo, più di un anno, anche gli Smith abbandonarono il posto. Wow, mi piacciono questi racconti paranormali, queste misteriose leggende. Ma secondo voi sono leggende
o sono fenomeni proprio veri fenomeni? Allora, vi è mai capitato che non so, un oggetto, un qualcosa si scagliasse contro di voi? A me tante volte, a me tante volte. Poi vi racconterò nelle mie prossime rubriche. Allora, purtroppo, anzi, hanno dovuto per forza abbandonare l'abitazione. La casa rimase disabitata per qualche anno finché nel 1930, nel mese di ottobre, il reverendo Lionel Foyester e sua moglie Marianne traslocano a rettorato e improvvisamente le apparizioni incrementarono esponenzialmente gente che rimaneva bloccata nelle camere, oggetti scomparsi, finestre rotte da forze sconosciute, strani suoni, ma l'incidente peggiore toccò proprio alla signora Foyester. Una notte venne sollevata dal suo letto, schiaffeggiata da mani invisibili. È costretta a scansare oggetti pesanti che le venivano scagliati addosso, mentre un'altra volta rischiò addirittura di venire soffocata contro un materasso. Mamma mia, che storia! Mamma mia! Scrivete sotto nei commenti se anche voi avete riscontrato un episodio o qualche familiare o qualche cugino, qualche amica o amico hanno riscontrato questi episodi nella vostra vita reale. Poco tempo dopo, l'arrivo dei nuovi abitanti iniziarono ad apparire sui muri di casa. Anche inquietanti scritte invocanti aiuto rivolte proprio a Marianne, trascorsi 5 anni, nel 1935 i Foyester decisero di abbandonare il rettorato e da allora la casa è diventata centro di studi per ghost hunters. Ecco ragazzi, io avrei intenzione, no, metto un filo qua. Avrei intenzione di andare proprio in Inghilterra, in questo luogo così mistico, così sinistro, così paranormale. Sì, vorrei proprio andare a fare un'esplorazione lì. Devo convincere mio marito Alessandro. Non sarebbe una brutta idea. Voi che cosa mi dite? Il primo a tornarvi fu il Prince nel 1937 per condurre alcuni esperimenti dopo aver reclutato studiosi ben preparati e aperti di mente, disposti ad aiutarlo. Durante queste ricerche, lo studioso registrò moltissimi fenomeni e apparizioni, caratterizzate anche da comunicazioni medianiche grazie all'aiuto della tavoletta Ouija, ok? Con una certa Mary Larry, vissuta nel secolo, ovviamente, scusate, vissuta nei secoli precedenti. Lo spirito disse di essere stata in vita una suora francese e di aver lasciato il convento per sposarsi con un nobile che abitava nel posto in cui era stato costruito il rettorato di Bowling. Ma venne uccisa e i suoi resti erano stati sepolti proprio in quel luogo. In un altro spirito invece affermò che la casa sarebbe stata bruciata quella stessa notte. Ciò non accade, ma l'undicesimo mese dopo il 27 febbraio nel 1939,
si sviluppò un fortissimo incendio durante quale alcuni testimoni dissero di aver visto evanescenti figure. Ok, la storia, ragazzi, è finita qua. Ovviamente, che cosa ne pensate di questa tragica vicenda, di questa abitazione mistica e sinistra? Ovviamente si tratta proprio di fantasmi, di manifestazioni paranormali, di sedute spiritiche, di cose soprannaturali. La vostra, se vi trovavate in questa situazione, scusate oggi la lingua, ma per caso sos, se vi trovavate di questa situazione, cosa facevate? Qual era la vostra reazione? In quel momento lì, cosa facevi? Punto di domanda. Io sicuramente, se ero dentro in questa bellissima casa, perché è una bellissima casa, poi alla fine vi metterò le foto, sicuramente più di, vi dico la verità, essendo anche ghost hunter, spiritista, sensitiva, veggente, più di 3 giorni ovviamente non ci stavo, però una notte tutta intera, sì, per verificare, per registrare, per parlare con loro e per essere sempre in contatto con loro, perché è una cosa che mi piace tantissimo. Bene ragazzi, in questa rubrica oggi abbiamo finito. Scusate, ieri non ho potuto registrare il video perché internet ha fatto i capricci. Quindi, qua si parla solo del paranormale, di spiriti e di altre cose, sull'esoterismo, su tante cose. Stasera esce un altro nuovo video.